The Day Before, ragazzi, The Day Before. Il gioco che neanche pensavamo che uscisse è finalmente tra noi in Early Access, ovviamente solo su PC e non su console, però è uscito e come promesso l'abbiamo provato talmente tante ore da non poter più chiedere il refund. Ma questo è un altro discorso, oggi siamo qui a parlare di The Day Before e dell'impressione che ci ha fatto dopo qualche ora di gioco. Come vi dicevo, era doveroso il nostro coverage all'uscita, visto che lo abbiamo seguito da tempo e dopo un'attenta analisi il consiglio che vi do è di non comprare The Day Before, almeno per il momento, ma vediamo perché. C'è qualcuno con Ormidra qui dietro. Ma vabbè raga, che cosa ho appena visto? Ma che cos'è sta roba? Cosa ho visto? E mi hanno scamato anche i 500. Ho spostato 500 monete dallo zaino al deposito, non ci stanno più. Dove sono le mie 500 monete? Che faccio? Non posso comprare niente. Amici. Tiè, guarda questo muovo in giro, se buonanotte. Ciao, zi. Non è questione di fix, zi. Cioè, sì, è una questione di fix. Perché non riesco a uscire dalla porta. Iniziamo dalle cose importanti. Allora, The Day Before si presenta a noi come un survival MMO, però è letteralmente un altro gioco, è un extraction shooter. La quest iniziale ci fa svegliare all'interno di un accampamento che sarà da lì a poco la nostra casa. Parliamo con il medico, il ricettatore di armi, parleremo anche con colei che gestisce il nostro deposito, però occhio a metterci troppe cose dentro perché è buggato e vi ruba letteralmente gli oggetti e anche i soldi. Immaginate un po', senza soldi non potrete comprare neanche una pistola e quindi io per esempio ho dovuto rifare un personaggio da capo dopo qualche partita perché non avevo più niente, però questo è solo un piccolo bug. All'inizio avremo a disposizione anche il nostro pezzo di terra che ci viene gentilmente concesso per costruire la nostra futura casa e poi basta, il tutorial finirà così con le prime missioni da fare nel mondo di gioco. Parentesi importante, perché era un dubbio lecito che avevamo tutti prima del lancio: The Day Before ha i server, però sono server tra virgolette non vincolanti, è come se fossero delle lobby dove poter entrare perché il nostro personaggio non sarà vincolato a quel singolo server. La situazione durante le prime ore di gioco era decisamente poco stabile e quindi abbiamo cambiato server più volte, quindi insomma questa è un'informazione che vi do. Anzi, ho dovuto rifare, come vi dicevo appunto, anche un PG perché la tizia al deposito mi aveva rubato tutti i miei averi. Però, per riprendere un po' il discorso iniziale di MMO su The Day Before, c'è solo questa sorta di base delle operazioni, perché il gioco, una volta fuori nel mondo di gioco, come vi dicevo, è letteralmente un extraction. La mappa è sempre la stessa su ogni server e lo spawn, quando si entra appunto in partita, è random. Una volta fuori avremo la possibilità di girare liberamente per la mappa in cerca di loot, che si può trovare dentro negozi, palazzi o per strada, nelle casse, insomma. Si potranno ovviamente incontrare altri player e qualche zombie, ogni tanto, se siete fortunati. Qui dentro avrete dei compiti dati dal vostro piccolo iPad, dove però potrete scegliere soltanto 3 quest e ovviamente potrete farne soltanto una alla volta. Le quest, e qui chiedo anche un po' il vostro aiuto, sono sempre praticamente le stesse, almeno a me è capitato sempre di trovare sempre le stesse, nel senso che ci chiederanno sempre di recuperare un tot di oggetti, di solito sono 3, e gli oggetti saranno indicati in un'area della mappa. In quest'area non saranno sempre gli stessi i posti, ma dovrete lottare, se avrete la quest attiva, nelle classiche caste di loot che trovate in giro nel mondo di gioco, quindi niente di particolare. Però quello che troverete all'interno di queste casse questa volta appunto saranno gli oggetti di questa quest. Gli oggetti sono oggetti banali, che ne so, calcolatrici, batterie, insomma qualsiasi cosa che possa servire tra virgolette alla base delle operazioni, come appunto oggetti di quest. Vi dico già che se cercherete di fare per esempio quella delle batterie quando andrete a riconsegnare la quest non ve la darà completa, anche se proverete a dare le batterie al vendor di nuovo. A un certo punto lui se le terrà letteralmente per lui e vi dirà di riandarla a prendere perché la quest non è completata. Ottimo. Però le altre invece sembravano funzionare. Una volta consegnate vi daranno in cambio reputazione e soldi, entrambi vi serviranno per andare a comprare altro equipaggiamento se volete, per riuscire più corazzati di prima e continuare le vostre avventure. Poi, altra cosa fondamentale sono le estrazioni.
che sono sempre negli stessi posti e che quindi completa il cerchio di un extraction shooter che, ahimè, di survival ha poco o niente. Sì, avete l'energia, avete l'idratazione, ma in 5 ore di gioco io non ho praticamente mai avuto necessità di mangiare o di bere, quindi boh, mi sembra una meccanica così, letteralmente messa lì per dargli una parvenza di survival, ma che in realtà di survival non ha praticamente nulla. Quindi il tutto si limita a fare le quest con i soliti 3 oggetti, estrarre e ricominciare. All'interno della partita c'è un punto fondamentale che manca, secondo me, essendo questo punto un extraction shooter, quindi chiamiamolo così, ed è la pericolosità dell'environment. In tutti gli extraction shooter devi avere in un modo o nell'altro sempre come posso dire, un po' la sensazione di pericolosità e la famosa gear fear, cioè la paura di perdere tutto il vostro gear. Qui c'è, ma è molto limitata, e limitata solo ai singoli player, perché gli zombie di certo non sono un problema. Sono pochi, molto pochi, e se ne incontrate siete veramente fortunati, sono goffi, vi inseguono sì, ma non sono più veloci di voi, quindi si possono seminare tranquillamente. E quindi insomma non sono per niente una minaccia. L'unica minaccia la create se sparate agli zombie, perché appunto darete un segnale agli altri giocatori che sanno appunto che lì intorno c'è qualcuno che sta combattendo. Mentre in altri extraction, come possono essere, non so, Tarkov, la stessa DMZ di COD per esempio, avete la possibilità di imbattervi in nemici, scav, scav boss o i boss di zona di DMZ o i nemici corazzati, insomma avete capito, che se non state attenti possono uccidervi perché appunto magari siete stati un po' così, un po' disattenti, diciamo. Qui la pericolosità del PvE invece è pressoché inesistente. Mouse alla mano, il gioco purtroppo non sembra avere un buon feeling, i controlli non sono molto responsivi e durante gli scontri a fuoco si ha sempre quella sensazione di essere poco precisi, di avere un delay nei colpi, che ovviamente possiamo additare in questo momento anche alle condizioni dei server durante queste ore, che sicuramente non ha aiutato, però il feeling generale, diciamo così, non è dei migliori. In tutto questo il gioco è sprovvisto letteralmente di qualsiasi modello di progressione. Il personaggio non ha un livello, non c'è una progressione di skill, che ne so, dove magari aumentate la forza, come la stamina, eccetera, eccetera. Non c'è esperienza, non c'è niente di tutto questo, e il nostro personaggio non ha nessun tipo di progressione da una partita all'altra. Quindi il grind delle quest non vi porterà niente, così come estrarre letteralmente non vi porterà niente, a parte ovviamente ad avere più soldi per continuare a giocare. Ora, tutto questo a malincuore, secondo me, non vale i vostri 39 euro. A mio avviso, quindi, il mio consiglio per il momento è quello di non spenderli. L'ho fatto io per voi, mi sono immolato per potervi parlare di quello che è il gioco, tra virgolette, in questo momento. Certo, ormai siamo abituati a giochi che escono a metà per poi migliorare con il tempo. Non sto qui ad elencarvi tutti i giochi che hanno avuto questo modus operandi, però qui c'è proprio una base che sembra non essere abbastanza solida per reggere questo colpo. Il gioco è letteralmente in sviluppo da 5 anni e se avessero pensato di aggiungere cose alla base, come, non so, un sistema di fazioni o NPC dentro la mappa, eventi random nella mappa, estrazioni random nella mappa, oppure un sistema letteralmente survival al suo interno, così come anche un sistema di progressione che non c'è, sono cose di cui avremmo sentito parlare o sono comunque cose che fanno parte di un pacchetto iniziale di un gioco di questo tipo. Se non l'hanno fatto fino adesso in 5 anni è molto difficile che lo facciano durante un early access. Il gioco purtroppo in questo momento ha solo il 13% di rate positivo su Steam e per come si metterà tra qualche giorno presumo che la situazione non andrà migliorando, e The Day Before in qualche modo non avrà modo, secondo me, di arrivare al lancio ufficiale e uscire da questa fase, diciamo così, di early access. E questo vuol dire che non vedrà mai la luce su console, per quelli di voi che lo stavano aspettando. Ora magari mi sbaglio su queste considerazioni finali che vi sto dicendo adesso, ovviamente, però conoscendo la storia dei devs e guardando a come hanno presentato il gioco e ne hanno fatto letteralmente uscire un altro, non penso che abbiano le idee abbastanza chiare per andare oltre questa fase di early access. Bene, però adesso ora tocca a voi, amici miei, fatemi sapere qui sotto se anche voi avete provato The Day Before, se siete d'accordo o meno con la mia analisi. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.